Cari amici e cari amiche di Total Photoshop, bentrovati, sono la Cri ed eccoci a questo nuovo appuntamento con i tutorial di Photoshop. Tenetevi forte perché per l'ultimo tutorial prima delle vacanze estive ci siamo riservati un argomento veri ciccio, come dice Max. In realtà ci occuperemo questa volta di organizzare una serie di scatti che ho veramente realizzato io con il mio iPhone, quindi senza alcun supporto, senza alcun cavalletto, con un'inquadratura pressoché ridicola. L'unica cosa bella è il soggetto, perché la Veronica si è prestata un po' le movenze di Carla Fraci in questa piccola serie di scatti che, come vedete, non sono neanche tanto in sequenza. Come dicevo, ci occuperemo di allineare questi livelli e di trarne poi una bella animazione, tutto con gli strumenti che Photoshop CS6 ci mette a disposizione. Quindi, bando alle ciance, entriamo subito nel vivo di questa nuova chiacchierata e, come vedete, siamo nella schermata introduttiva di Bridge, dove vediamo appunto le nostre miniature dei nostri scatti. Non facciamo altro che selezionarli tutti, dal primo all'ultimo, semplicemente facendo clic, tenendo premuto il tasto Shift della tastiera. Andiamo nel menu strumenti, alla voce Photoshop, scegliamo di caricare tutti i file in livelli di Photoshop. In questo modo Bridge permette a Photoshop di aprire tutte le immagini che abbiamo selezionato in un unico documento, quindi avremo una serie di livelli, guardate qui, ciascuno appunto, vedete, con lo scatto che abbiamo selezionato. Fantastico! Come avete potuto notare, nulla è in bolla praticamente, questi scatti sono da allineare e allineare è la parola chiave, proprio perché mi affiderò a uno strumento che sfrutterà un automatismo di Photoshop e permetterà appunto l'allineamento di questi file, di questi livelli. Quindi seleziono tutti i livelli, nuovamente dal primo all'ultimo, tenendo premuto il tasto Shift. Ah, scusate, prima però seleziono un livello e seleziono questo dove non c'è la figura della Veronica, lo blocco attraverso l'apposito pulsantino che trovo sul pannello dei livelli, dopodiché seleziono tutti gli altri. In questo modo avviso Photoshop di utilizzare questo livello che ho bloccato come riferimento per andare a modificare tutti gli altri livelli in modo che questi vengano allineati. Ma come faccio? Nuovamente vado in un menu modifica questa volta e scelgo la voce allineamento automatico livelli. La finestra che mi si apre, una finestra di dialogo, mi chiede che genere di allineamento voglio dare ai miei livelli e, come vedete, abbiamo questa scelta. Ciascuno di questi, di queste opzioni, cosa fa? Modifica i livelli che abbiamo selezionati sulla base di default un frame, un fotogramma, un livello per così dire centrale, come ad esempio potrebbe essere per la composizione di un'immagine panoramica. Altri tenendo buono, tra virgolette, come riferimento proprio il livello che gli abbiamo indicato bloccandolo. Ora, quale di questi scegliere? Anche qui potremmo semplicemente andare per tentativi, oppure potremmo sovrapporre le possibilità che ci mettono a disposizione. Io inizierei proprio con un automatica. Questo automatica permette a Photoshop di scegliere tra l'opzione ad esempio prospettiva o cilindrica, e in modo da costruire la nostra immagine nella maniera più coerente possibile, andando a deformare, a tirare un pochino tutti gli altri livelli in modo che questi possano corrispondere. Ovviamente per quanto riguarda l'allineamento di tipo cilindrica, cosa succede? Va a ovviare quell'effetto così ad ali di farfalla che invece genera proprio l'allineamento di tipo prospettiva. Andiamo a vedere, possiamo anche chiedere di rimuovere la vignettatura e quindi di togliere quell'effetto vignettatura dato proprio dallo scatto fotografico. Diamo un bell'ok e vediamo che cosa succede ai nostri livelli.
Abbiamo visto prima, andando appunto a togliere la visualizzazione tramite l'occhietto, come si muoveva tutta l'immagine. Vediamo questa volta, dopo l'operazione di allineamento, che cosa succede. Vedete che abbiamo delle porzioni vuote, abbiamo le immagini che si sono spostate qui. Potete notare come il pavimento non coincide esattamente, ma poco male. Vediamo che cosa è successo dal punto di vista della trasformazione. Togliamo il primo occhietto, il secondo. Vedete come le inquadrature si muovono decisamente meno rispetto a prima. Certo è che uno scatto fatto in piedi, tenendo il telefono tra le mani e facendo dei click mentre Veronica simula l'imitazione di Carla Fracci, non è sicuramente cosa facile. Questo algoritmo di Photoshop è sicuramente molto potente se già è riuscito a realizzare un allineamento del genere. Ma possiamo anche permetterci di nuovamente tenere selezionati tutti i nostri livelli, ritornare nel menu Modifica, chiedere nuovamente un allineamento automatico e questa volta dire di realizzare un collage. In questo modo Photoshop andrà anche a ridimensionare e a ruotare i miei livelli al fine di allinearli nel miglior modo possibile. Anche a sto giro attendiamo che il suo algoritmo compia l'operazione e vediamo se siamo riusciti a migliorare qualcosa. Molto più rapidamente, sicuramente perché è stato, come dire, più facile rispetto alla posizione di prima, ma effettivamente non è cambiato molto. Voilà, vediamo comunque Veronica che muove il suo braccino. Questo vuol dire che possiamo già permetterci di elaborare questo file, queste immagini, questo documento per la nostra bella animazione. Prima di tutto, prendo questo livello che abbiamo bloccato, lo sblocco rischiacciando l'apposito pulsantino che trovo nel pannello dei livelli e questa volta lo porto qua sotto, proprio come ultimo. Perché? Perché questa sarà la scena nel quale si compierà la mia animazione, quindi vorrei che rimanesse visibile. Ora che abbiamo allineato nella miglior maniera possibile i nostri livelli, questo ci permette anche di realizzare delle maschere o delle selezioni che vanno a rivelare soltanto le cose che vogliamo vedere poi in movimento, mantenendo la nostra scena il più immobile possibile. Ma prima di fare questo vorrei applicare delle correzioni colore molto rapide, senza farvi perdere tempo, a questa scena, proprio per darle una consistenza leggermente diversa. Per l'occasione vado a schiacciare l'apposito pulsantino che mi permette di aprire un livello di regolazione, scelgo il livello di regolazione curve e gli applico anche qui una curva automatica. Scelgo il cross processing. Già da solo crea un effetto veramente molto interessante e anche molto divertente. Ma non è tutto qui, perché io vorrei aumentare questo effetto creando un nuovo livello di regolazione, che è quello del bianco e nero, voilà, al quale applico anche qui un filtro automatico. Scelgo per l'occasione il filtro verde. Guardate come questa immagine acquisisce proprio le sembianze di un vecchio, adesso definirlo daguerrotipo sarebbe veramente esagerato, però sembra quasi quasi una di quelle vecchie foto scattate in tempi lontani e sviluppata a mano, non vi sembra? Se vogliamo ritoccare ulteriormente possiamo andare a modificare semplicemente l'opacità magari del cross processing. Vedete come sarebbe semplicemente in bianco e nero e invece come con la sovrapposizione di queste regolazioni acquisisce proprio uno spessore diverso. Ma pensiamo alla nostra animazione, perché è lì che vogliamo arrivare. Abbiamo elaborato la nostra immagine, abbiamo sovrapposta e allineata molto bene. Ora diamogli un bel taglio nelle giuste proporzioni e a questo proposito andrei a scegliere lo strumento taglierina di Photoshop, che è già impostata nei 2/3 e direi che è proprio la proporzione che interessa a noi. Andiamo a restringere il campo in modo da concentrarci sulla bella figura di Veronica. Voilà, diamo un bel ok
e abbiamo tagliato la nostra immagine. Ho usato la taglierina con un metodo tradizionale e gli ho detto di eliminare i pixel ritagliati. E quindi, già che l'abbiamo ritagliata, possiamo anche dargli le giuste proporzioni o dimensioni in pixel. La dimensione già dei 2/3 si sposa benissimo con la dimensione video. Potremmo scegliere di dare un ritaglio di 1080x720 pixel e vedrete che la proporzione è sicuramente quella che abbiamo appena realizzato con lo strumento taglierina. Quindi preoccupiamoci ora della nostra animazione, sì, perché siamo qui proprio per questo. Per l'occasione abbiamo spostato ovviamente in basso l'immagine che appunto conserva il nostro ambiente, quindi non faccio altro che selezionare tutti gli altri livelli tranne ovviamente i livelli di regolazione, Command G o Control G se siete su un PC, li raggruppiamo appunto in un unico gruppo. Questo perché? Perché ora a questo gruppo possiamo tranquillamente applicare una maschera. Vi ricordo che stiamo lavorando con la versione di Photoshop CS6 e da questa maschera andiamo ad escludere tutto quell'ambiente che altrimenti, a causa di scatti fatti in maniera veramente vergognosa, diciamo così, si muoverebbe appunto insieme al movimento di Veronica. Invece in questo modo andremo a preservare il più possibile, concentrando il movimento solo ed esclusivamente sulla nostra bella collega. Voilà! La prima maschera è fatta, quasi quasi vado ad escludere anche questa porzione perché era particolarmente difficile. Lo stipite anche della porta e del pavimento. Perfetto, la nostra maschera è realizzata. Tenendo premuto il tasto Alt, opzione appunto della tastiera, posso andare a visualizzare perfettamente dove sono le aree di nero in cui sto lavorando. Command 0 o Control 0 se siete su un PC per visualizzare l'intera nostra immagine, e ora dobbiamo creare i fotogrammi. Avete già visto che qua sotto per me si è aperta la timeline, a dire il vero l'ho aperta io me stessa medesima. Se lavorate con la CS6, la timeline, che vi permette di lavorare sia con il video che con le GIF animate appunto come stiamo facendo oggi, è proprio qui a piede della nostra schermata. Se così non fosse, è sufficiente andare nel menu finestra, alla voce timeline, magia delle magie, ecco che si apre. Ovviamente abbiamo la possibilità, attraverso questo piccolo menu a comparsa, di scegliere una timeline che appunto è riferita al video o che invece si concentra sull'animazione fotogramma per fotogramma, che è proprio quello che stiamo facendo noi. E ora? Semplicissimo, dobbiamo creare la nostra animazione. Facciamo semplicemente clic su questo pulsante e voilà che il nostro primo fotogramma si è posizionato. E tutti gli altri? Anche questo è un passo veramente molto easy. Apriamo il pannello a comparsa appunto della timeline, questo menu che ci permette con un semplice clic di creare i fotogrammi dai nostri livelli. Una volta fatto clic, vedete che cosa è successo? Abbiamo tutti i nostri livelli, compresi di maschera appunto quella che abbiamo appena applicato al nostro gruppo, più ben altri livelli, sì, perché questi due vuoti non sono altro che i nostri livelli di regolazione e non ci servono. Ricordatevi che nelle animazioni o nelle GIF animate non potete importare i livelli di regolazione e neanche i livelli trasformati in oggetti avanzati, quindi dovete per forza rasterizzarli. Possiamo ora selezionarli tranquillamente entrambi e fare clic su questa iconcina, quella del cestino, e voilà che li andiamo ad eliminare. E questo primo non è altro che il mio bello sfondo bianco, e anche qui non ci serve. Eliminiamo e quasi quasi andiamo ad eliminare anche lo sfondo. Questo è il livello, anzi questo fotogramma è generato dal livello, quello che abbiamo realizzato come sfondo appunto della nostra animazione. Possiamo tranquillamente eliminarlo perché andremo a visualizzarlo al di sotto di queste immagini maschere con un altro semplice clic. Vedete bene che i nostri livelli sono tutti qua. Possiamo tranquillamente selezionare tutto
tutti i frame che abbiamo costruito con questo semplice clic all'interno della timeline e andiamo ora a visualizzare sia i livelli di regolazione, così vedete come cambia anche l'aspetto del colore, diventa questo bianco e nero che abbiamo costruito all'inizio, e poi andiamo a visualizzare anche il livello sfondo. Automaticamente tutti i nostri frame si corredano di queste modifiche proprio perché erano selezionati tutti. Per curiosità facciamo un primo play e vediamo che cosa succede. Avete visto? Veronica in questi piccoli semplici scatti fa proprio questo movimento, la nostra animazione ha preso vita ed ecco che abbiamo realizzato la nostra GIF animata. Ci sono delle cose ancora da sistemare. Prima di tutto potete vedere che avete la possibilità, selezionando tutti i frame o anche solo uno alla volta, di selezionare il tempo di durata di questo movimento. Ad esempio possiamo allungarlo e vedete come potrebbe sembrare leggermente più fluido, semplicemente perché allungato nel tempo. Un altro piccolo trucco che voglio farvi vedere prima di concludere questo lunghissimo tutorial è quello di costruire l'animazione in modo che rimanga un loop piuttosto omogeneo, ovvero prima di tutto nuovamente selezionando tutti i frame possiamo chiedere a Photoshop di proporlo una volta, tre volte, sempre o quante volte ci pare e ci piace. Mettiamo sempre e vediamo che cosa succede. Vedete? La nostra azione ogni volta ricomincia da capo, sì, però ricomincia da capo, si vede quindi qual è il frame di chiusura e qual è di nuovo quello di apertura del movimento, quindi non facciamo altro che selezionare i nostri frame di movimento. Questo è l'ultimo, dove Veronica porta il braccio poggiato alla sua gamba. Andiamo quindi a selezionare tutti gli altri frame, li copiamo semplicemente, quindi nuovamente chiamiamo in causa il menu a comparsa, copia fotogrammi, io continuo a chiamarli frame ma in realtà non stiamo parlando di un video, poi ci posizioniamo su quest'ultimo fotogramma e gli diciamo incolla fotogrammi, lo incolliamo dopo la selezione, ovvero dopo il fotogramma selezionato. Ok, e quindi nuovamente ci sono i nostri fotogrammi che ricominciano da capo. Eh sì, ma non era quello che volevamo, perché i nostri fotogrammi dal 10 al 17 devono essere invertiti. Altro semplicissimo passaggio, una volta che li abbiamo selezionati tutti, scegliamo inverti fotogramma. Abbiamo una durata di 0,1 secondi che possiamo anche tranquillamente trasformare in una durata di pari a 0, quindi senza nessun ritardo nella animazione, è impostato un loop, quindi si ripropone sempre. Vediamo che cosa succede. Voilà che Veronica muove il suo braccino dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. Certo che in questi pochissimi scatti realizzati veramente in condizioni vergognose, senza considerare la qualità del fotografo che stava appunto preparando queste fotografie, è un'animazione veramente carina, divertente e simpatica. Grazie anche all'elaborazione del colore ricorda un pochino i film muti anni 20, che ne dite? Potrebbe essere anche corredata da una bella cornicetta e dal testo che appare. Prima di concludere vorrei semplicemente dirvi che ora possiamo andare a salvarla come GIF animata e quindi andiamo nel menu File e scegliamo la voce salva per il web. Ovviamente salva per il web perché di norma le GIF animate vengono poi visualizzate in un profilo, in un sito, perché no, allegate alla propria mail come firma, e quindi si va a scegliere un tipo di salvataggio che va a ottimizzare la nostra animazione. Andiamo quindi a vedere quali sono i parametri per il salvataggio di questa simpatica animazione. Bene, diciamo innanzitutto che si tratta di una GIF, anche al nostro bel programma per esportare appunto l'animazione. Possiamo ridimensionarla e dargli appunto delle dimensioni un pochino più adatte al web, soprattutto perché questa GIF peserebbe altrimenti 2 mega e ci vorrebbero circa 13 secondi per visualizzarla, e nessuno attenderebbe tanto per visualizzare un'animazione del genere.
Quindi iniziamo a dargli una bella dimensione di 720 ad esempio, che in automatico la porta a 480 di altezza, molto più contenuta. Possiamo decidere anche di avere tipo 64 colori, no alla trasparenza perché non ci serve. Di default veramente ci sarebbe la selezione percettiva e una diffusione del colore. Questo è quanto. Diciamo che si è ridotta notevolmente la dimensione della nostra animazione e durante appunto l'esportazione e il salvataggio in GIF abbiamo anche la possibilità di visualizzare come verrebbe l'animazione appunto che abbiamo appena creato. Ovviamente la qualità bicubica, possiamo anche scegliere di fargliela fare un pochino più morbida, questo non comporta ulteriore peso all'animazione ma magari rende leggermente più fluido il nostro movimento. Beh, che ne dite? Io direi che posso procedere con il salvataggio della Vero che simula Carla Fracci. Direi che per questo tutorial, che è quello che chiude insomma questa stagione, il prossimo sarà ben dopo le vacanze estive. Ora non mi resta che augurarvi buone vacanze, buon divertimento con Photoshop, che oggi vi ha regalato anche delle belle animazioni, ma soprattutto tanti pensieri positivi. Ciao a tutti e alla prossima dalla Cri.